Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Attualità Granata. Questa puntata la dedichiamo parzialmente al mercato perché ci sono nuove voci e perché i talent scout del Toro, guidati da Petrachi, si stanno muovendo molto fortemente in vista appunto della sessione di calciomercato estiva. Partiamo subito citando un vecchio nome che piaceva molto al Torino. E sarebbe quello di Aguirre. Il ragazzo è un classe 94 e gioca nel Liverpool Montevideo, continua a sfornare prestazioni convincenti una dietro l'altra con la sua squadra e la trattativa però rimane comunque complicata perché si era già fermata per le richieste esose della società e le richieste comunque rimangono quelle e la cifra si aggira intorno ai 7 milioni di euro, cifra esagerata per le casse del Torino, ma comunque da spendere per un giovane classe 94. Il Toro però ovviamente non molla la presa. Un altro problema che riguarda appunto il calciomercato sono i riscatti dei giocatori in prestito. L'unico, secondo quanto riportato dalla stampa, ad avere il riscatto già pronto è Maksimovic, che sta convincendo dirigenza, allenatori e presidente, giocando appunto, visto che sta giocando molto bene. In dubbio ci sono Kurtic ed El Kadri, mentre i giocatori che stanno deludendo sono Taxidis e Pasquale, su cui i dubbi non sono pochi, ma sono molti. Un altro giocatore giovane che piace al Torino e appunto a Ventura è un classe 92 che attualmente milita al Messina e stiamo parlando di Costa Ferreira. È in scadenza di contratto, quindi il giocatore potrebbe arrivare senza appunto dover spendere soldi e il suo passaggio al Torino potrebbe avvenire in modo molto semplice. Cambiamo argomento e concentriamoci sulla ripresa degli allenamenti in vista della partita di lunedì alle 18 contro il Napoli, alle 19, scusate. La ripresa c'è stata oggi, la seduta era alle 10 e c'era anche il presidente Urbano Cairo per dare fiducia in un momento così difficile di questa stagione. La seduta è stata divisa in una parte atletica e in una parte tattica e ci sono stati dei giocatori che ovviamente hanno svolto un lavoro differenziato e sono gli infortunati. Bascia ha fatto un allenamento a parte per un affaticamento ai flessori che però non preoccupa assolutamente lo staff medico Granata. L'Arrondo ha lavorato in palestra e ha ancora un'ecografia da fare, mentre invece Pasquale e Masiello hanno completamente lavorato a parte. Ovviamente senza fare un allenamento specifico, un allenamento importante, perché il recupero per tutti e due sarà superiore ai 2 mesi. Domani ci sarà un'altra seduta di allenamento, questa volta sarà doppia e la partita contro il Napoli, come abbiamo già detto, sarà difficile, ma il Torino ha tutte le possibilità di far bene e quindi di conquistare in casa i 3 punti che ridarebbero morale alla squadra di Ventura. Per oggi abbiamo concluso, ha condotto Chiara Leati, grazie dell'ascolto, da parte di Radio Granata, un augurio di una buona serata e di una buona continuazione.